Io mi auguro, io credo che la campagna elettorale la dovremo fare sui programmi, quindi diremo solo bugie, abbiamo già spiegato tutto, li portiamo a discutere dell'ospedale, li portiamo a discutere della persona sfatti, li portiamo a discutere su qualsiasi altra cosa. Basta, è 10 giorni che andiamo avanti con questo bilancio, tra una settimana mi auguro che il commissario faccia chiarezza, dopodiché cominceremo a parlare della RSA e del polo ospedaliero, perché anche su questo continuano a non dire cosa vogliono. Ma la convenzione fatta per l'ospedale, il polo ospedaliero, è stata fatta con il direttore generale dell'ULS, che è nominato dal presidente della giunta regionale, e la giunta regionale, la Lega, ha l'assessore di riferimento. Sulla cultura, il presidente della commissione di cultura regionale è Daniele Stivali, quando si parla di teatro, quando si parla di fondazione, quando si parla di altre cose. Allora, cominciamo a discutere. Le nostre liste si trovano da solo, approfondiscono i problemi, poi ci ritroviamo assieme, condividiamo i programmi e le idee, ci definiamo le priorità e poi ognuno trasmette ai cittadini in modo uniforme, in modo corretto, in modo condiviso tutte le informazioni che hanno. Ma basta, perché altrimenti non ce ne viene fuori. Ma vi pare possibile che in questo momento, scusate, poi Costa mi dice che tra un po' mi tira su di me, siccome fa il medico, dice stai attento perché poi ti devo aiutare. Ieri siamo andati a una riunione, lo ripeto perché è importante, con il Glavo e con un'associazione culturale, anche l'università della terza età. In 20 anni non hanno mai pagato nulla, lo dico onestamente, non è mai stato richiesto nulla perché è un buco che è quello che utilizzano. Guarda caso, durante il commissariamento si chiede le spese. Dopo 20 anni, se le avesse pagate fino all'anno scorso era una normalità richiedere se non le pagavano, ma dopo 20 anni si svegliano nel periodo dove c'è il commissariamento? Ma veramente, insomma, come si fa a continuare a dire ogni volta, lo ripeterò all'infinito, i loro interventi sono bene il commissario e dopo parlano. Ma esiste una collettività normale, che siamo un'Italia normale, che uno può accettare rispetto a un sindaco eletto dai cittadini? Voglio che vada bene che siano governati da un funzionario dello Stato che non conosce la città e che viene da Venezia. Mi pare perfino assurdo, mi pare di ragionare su un altro mondo. La seconda domanda. Allora, innanzitutto confermo che sul sito di Porto Gruaro si può trovare di tutto. Nel mio giro che tutto. Sì, sì. Di tutto ciò che è inerente alla politica, chiaramente all'amministrazione, giusto specificare. Io sto facendo insieme a Claudio Fagotto un giro di tutti gli 11 sindaci del comprensorio. Un dato che è già emerso è che c'è una grande lacuna di informazione su tutti i siti al di fuori di quello di Porto Gruaro, riconosciuto anche dagli altri sindaci. Sì. Lei ha auspicato nella conferenza stampa di sabato scorso che qualcuno organizzi un confronto con altri candidati, e lei ha fatto anche dei nomi che comunque è tutta gente che non è di Porto Gruaro, è fuori di Porto Gruaro, che a mio avviso va un po' a scontrarsi con quello che dice Alessio Alessandrini e che non conosce la politica di Porto Gruaro, tant'è che se si va a analizzare le domande che pongono sono sempre domande un po' generali, che può andare bene per qualsiasi politico in qualsiasi circostanza. Allora, la mia domanda, che è anche una richiesta, io ho avuto mandato di organizzare un incontro o due incontri addirittura. Se lei mi dà date e mi dice la disponibilità, io faccio questo. Allora, io ho chiesto più volte a più del candidato sindaco alternativo a me di avere la possibilità di confrontarmi, ma anche agli altri candidati sindaco, perché non ci sono problemi. Noi abbiamo, vedi, quel calendario lì dove ci sono tutte le iniziative che noi facciamo. Basta individuare dopo una data e io mi metto, io, noi tutti ci mettiamo a disposizione con la volontà di affrontare i temi caldi della città, che sono quelli del ruolo di Porto Gruaro da Gennaro, dell'occupazione e di tutti gli argomenti. Io sono a disposizione, rinuncio e rinvio qualsiasi altra riunione per avere la possibilità di confrontarmi sugli temi, sui progetti e sui programmi di questa città. Siamo stancati di non poter discutere mai di niente. Cosa era nelle nostre intenzioni, se c'è la possibilità? Nei due incontri divisi uno con domande che fa
o che fanno i cittadini, cosa che non è mai successa, benché auspicato anche da Alessandrini al Russolo. Io vorrei metterla in atto, perché anche in quell'occasione non si è avuto modo poi di parlare. Allora, un incontro fatto in cui sono i cittadini che pongono le domande, però con tutti i cinque attuali candidato sindaco. Io ho già chiesto a alcuni che hanno dato la disponibilità, compreso ieri Tabaro ha detto che lui è disponibile, perché tanti pensano confronto faccia a faccia che sia solo tra Tabaro e Bertoncello, invece dovrebbe essere più ampio. Nel secondo invece, perché anche l'anno scorso sono stati fatti due, uno in Villa e l'altro dove era? Al Marconi, sì, fatto da... Sì. Allora, sul secondo invece parlano i candidati sindaci e io li vorrei trasmettere almeno uno di due in diretta web, che lo vedono tutti. La tecnologia ce lo permette, le risorse economiche da investire non sono molte per fare queste cose qua, chi se ne intende un po', perciò se lei mi dà la disponibilità e due date, io vedo insieme a due comitati, un sito e altre persone, cittadini di Portogruaro, gente del posto che conosce i problemi e fa domande specifiche, motivate, penso sia una cosa auspicabile. Insomma. Non c'è dubbio, siamo a completa disposizione, anche perché voi sapete che il comune di Portogruaro è stato il primo comune di dimensioni di 25.000 abitanti che i consigli comunali venivano trasmessi in diretta attraverso il web, quindi non abbiamo mai avuto problemi di discutere di qualsiasi argomento e di far conoscere ai cittadini il nostro pensiero. Quindi se qualcuno organizza incontri per poter chiarire i programmi e discutere i problemi della città, ben venga. Anzi, le date non sono vanno, purché ci siano gli altri, che dopo non venga fuori storia, purché ci siano gli altri, io gli sdico anche gli appuntamenti e mi faccio rappresentare da qualcun altro. Grazie.